voglio fare un ragionamento, Vittorio. Io sulla questione poi ti chiederò di Bologna, del perché del bonus è dimesso, eccetera, se ti sei fatto un'idea. Allora, sulla questione delle foto, per esempio, di Lapo Elke, adesso al di là potrebbe esserci un ricatto o no, non lo so, secondo me no, ma comunque no. In ogni caso, la questione è questa. Qualcuno ha delle foto che Lapo Elke considera, diciamo, compromettenti, non so perché, per fatti suoi, considera compromettenti. Ora, qualcuno glielo riferisce, lui decide di pagare 200, 250, 300 mila euro, non lo so. Dov'è il punto? Cioè, lui considera economicamente, per lui, per la sua immagine, più... È un mercato, lui ha un'immagine come il giornale pubblica immagini, quindi difende la sua immagine. E dunque si sente di spendere 200 mila euro per proteggere la sua immagine, che sarebbe danneggiata anche economicamente in maniera superiore. Poi è nipote di uno che ne ha fatte di cotte di crude, ma che non hanno mai beccato. Giovanni Agnelli era notoriamente un grande seduttore, libertino, no, era più furbo. Se tu ti fai beccare, allora o sei poco intelligente, oppure dovevi evitare la situazione nella quale ti hanno beccato. Ma quando mai un sottoproletario come Donato Brocco, detto Patrizia, incontrerà un Agnelli? E se lo incontra, vuoi che non faccia almeno un memoriale? Non faccia almeno un tentativo di fa, poveretto, come fa a vivere? Cazzo, ho beccato un Agnelli! Tra l'altro l'ho anche preso, insomma, da vicino, e tutte queste cose qua. E a quel punto, come minimo scatta. Da quello lì, come si chiama? Come la Daddario fa un libro e va da Liberti o un altro, va da Corona e dice: c'ho un memoriale in cui racconto dettaglio per te, che cosa c'è di male. A quel punto hai il memoriale in mano, lo pubblichi per Aliberti o un altro editore disponibile, oppure lo porti a Lapo Elke e dice: ci sarebbe questo memoriale, se paghi tu il corrispondente dei diritti d'autore, tenuto conto che togli tra l'altro all'altro il diritto di immagine. Che altro potrebbe anche appunto il ricatto dov'è in questa cosa? Io non capisco, non c'è. È un'invenzione, abbiamo amplificato Frank Di Maio, una materia del tutto inesistente. Frank Di Maio, il magistrato che Frank Di Maio. Va bene, adesso per carità ci sarà pure sotto il profilo formale, ci potrà pure essere, non lo so, però insomma. Vanno a mettere solo dei guardoni, dei voyeur, i magistrati si mettono lì, si mettono a guardare. Il caso invece che mi accennavi di Del Bono, perché anche se riguardasse 6.000 euro, 3.000 euro, 1.000 euro, sì. Io ogni volta che vado in giro per il mondo, da quando sono bambino, quindi bambino insomma, da quando ho ruoli pubblici, ho sempre il problema che se mi invitano faccio pagare anche alcuni ospiti miei, perché mi pare giusto che se vogliono me portino anche la mia fidanzata e semmai mia madre. Sì. Ma se vado a spese dello Stato mi pago i miei ospiti. Diverso è il caso grottesco dei voli di Stato, in cui un cretino che stava alla presidenza del Consiglio, la volta che Mastella andrò sul volo di Rutelli, al Gran Premio di Monza, si dimise un funzionario perché era salito su quell'aereo, ma tanto l'aereo che avesse 3 persone o 15, come quando portano i giornalisti, costava lo stesso. E tutti esaltarono questo funzionario. Una cosa ridicola, patetica, grottesca. Ora, ma voglio dire, io sono di questa teoria sulla vicenda di Del Bono, che in realtà la questione dei soldi non c'entra assolutamente nulla. La questione è che i vertici del Partito Democratico, spaventati di dare un'immagine di uno che non si dimette, gli impongono le dimissioni. E questa è la cosa più assurda. Che non si sarebbe dimesso lui, però è vero che anche se fosse assolto, il profilo anche casuale, capitato anche alla Prestigiacomo, no? Che tu per sbaglio usi anche il bancomat del Ministero, è comunque qualcosa che non è elegante, anche se poi dimostri, come avrà fatto la Prestigiacomo, che è stato per sbaglio. Però se tu la carta di credito, il biglietto, lo paghi con i soldi dell'ente invece che con i tuoi, questo di per sé è l'opposto della funzione. Ma insomma, poi al Partito Democratico non lo sapevano questa vita un po', diciamo, normale per me e per te sicuramente, però insomma, un po'... tipi strani, un po' distratti, poi pensavano che erano pochi soldi, pensavano che quelle figure potessero avere un ruolo, la segretaria comunque ha un ruolo, però anche nel fatto, non dirò di chi si parla, che lui avesse, pare, un assessore che era una sua amante, ecco, l'idea è che uno faccia amante l'assessore... Se faccia assessore l'amante, se fa amante l'assessore è meglio, ma se fai assessore l'amante è un modo, come dire, ti do un lavoro, e quello non funziona bene neanche quello. Sono tutte delicate cose, molto complicate. Sì, molto poi come non capisco, qui c'è un errore fondamentale. Meglio farsi una ministra, un assessore in carica, che non farla diventare assessore. Ah, beh, certo, meglio quando, dopo, diciamo, che dopo, prima. Meglio dopo che prima. Però sempre. Se non cambia la sostanza, è meglio dopo. Certo, su Del Bono, però io non capisco una cosa. Allora, la compagna, cioè questa nuova compagna, lavora in comune. Lui è vicepresidente della regione.
Ma perché te la devi portare in regione? Perché? Nino, questo che non capisco. Perché questi errori, errori clamorosi di una sorta di convivenza, un legame ancestrale, deve stare ma pure alcuni lì? Alcuni dicono, con un pettegolezzo che non è nel mio genere, ma che abbia una specie di satiriasi, che ci sia un priapismo. E anche lui, Pare, essendosi un priapismo, allora erano troppe, quindi chiunque portasse poteva rischiare di essere la Cinzia o un'altra, perché speriamo per lui che almeno si sia molto divertito, quindi chiunque portasse con sé rischiava di essere un amante, il che dico è una battuta per poveretto, mi dispiace anche, però è certo che il dato è lì, anche fosse una piccola cifra, poi se è per una volta. Sì, sia un errore perché ho sbagliato la carta di credito. Ma se lo fai al 3 o 4 volte diventa. Ma insomma, secondo te ha fatto bene o ha fatto male? Ha fatto bene o ha fatto male a dimettere? Secondo me doveva resistere. Ha fatto bene perché la cosa è troppo sgradevole per il suo elettorato in generale. Ecco, per il suo elettorato. Appena diventi presidente o vicepresidente o cosa, ti paghi i viaggi delle tue amiche, allora tutti dicono: allora vuol dire c'è qualcosa che non funziona, insomma, anche se fosse una piccola cifra, che poi quello che dice Prodi, però Prodi su questo, Prodi è persona che forse non l'avrebbe fatto. E d'altra parte ognuno di questi è come Craxi e i suoi, quando Craxi andò in Cina con 50 persone, ma la cosa paradossale è che il vendicatore sopra tutti, che è Di Pietro, rientra nella stessa sindrome, perché il figlio, a parte le questioni penali, cioè tu non fai assessore o consigliere tuo figlio, in quanto figlio. Il figlio non può fare il mestiere del padre, salvo che non dimostri di essere, e non è sempre un genio, un genio del padre. Giorgio Lamalfa, Ugo Lamalfa sono perlomeno due personalità di peso, ma già il figlio pesa meno del padre, come sappiamo, come mi pare, come che è noto, come si può ma dire. Perché Cristiano Di Pietro deve diventare consigliere regionale provinciale? Perché lo paghi lo Stato, è la stessa cosa di Craxi, lo stesso peccato di quello che lo, e perché l'amante di Pietro deve essere la tesoriera in Parlamento? Vabbè. Ah, no, qui l'amante di Pietro. Dire, come, nomi e cognomi. Ah, come, no, attenzione qua. Lei dice che, Vittorio, tu dici, scusa, ma che la tesoriera Silvana Mura è l'amante di Pietro. Qui, insomma, no, so che sono certo che attenzione. È stata amata da lui. Beh, ho capito, quindi, però. Questa, vabbè, allora è la stessa cosa del Cinzia Gate. E perché deve diventare deputato? Eppure mia amica, ma perché? Perché sei. Allora dico, che meccanismo è questo? Cioè, cominciamo a dire che quelli che hanno dei rapporti acclarati non devono diventare. No, questo deputati, è bello, questo. È troppo facile, no? Cioè, io ho una posizione di potere, quella di Craxi o quella di Di Pietro, e faccio entrare mio figlio, mio cugino, la mia fidanzata, la quale sarà una donna straordinaria, ma trovale una funzione che non sia quella in cui è lo Stato che arriva a sostenere la sua attività, perché di fatto è un'attività di lavoro che fa il parlamentare. Va bene, grazie. Quindi, ciao, Vittorio. Anche perché questa cosa di cui parliamo è quella che riprovano Berlusconi. Cioè, Berlusconi l'ha fatta 36 volte, Di Pietro una, è uguale. Una e 36 è uguale. Meglio Berlusconi che l'ha fatta 36 volte. Ma se io fossi Berlusconi, mi attaccassi Di Pietro, e tu, e tuo figlio, perché tuo figlio deve diventare parlamentare? O consigliere provinciale? Perché? Qual è il suo merito? Va bene, sull'amante di Pietro, non, per carità, ritiriamo quella cosa lì. No, io sono assolutamente certo che la Silvia Mura è stata amata da Di Pietro. Che poi questo possa essere un dato, io so, ho anche i testimoni, so tutto, posso dirlo, non è una rivelazione, potrebbe apparire su Novella 2000 senza difficoltà, ma non è una cosa di per sé criminale, non c'è un reato, però c'è un dato di sensibilità. Allora, a quel punto, dal momento in cui tu assumi quell'atteggiamento, non rimproverarlo a nessun altro, tranquillo, stai tranquillo, zitto e buono, finché hai tuo figlio consigliere provinciale, non parlare di Craxi. Va bene. Cioè, il familismo è questo. Ora, il familismo è qualche cosa in cui entra anche il Cinzia Gate. Possiamo però dire biglietto della Silvia Mura è stato pagato con i soldi, quindi va benissimo. Credo, speriamo. Però tu dici familismo anche quello. Familismo. Va bene. Io ti dico, ho simpatia per la Mura. Si chiama Silvana e io non so nulla uso una frase fatta, cioè, mi dissocio da quello che dice Sgarbi, nel senso che non so assolutamente nulla di questa vicenda. Però adesso lo sai e te lo posso dire con testimoni e prove concrete, oggettive, le quali sono le prove di una cosa bella e nobile che è l'amore. Non è che nell'amare ci sia lo schifo. No, beh, allora, figurati. Però il problema, una volta che io ho amato qualcuno, magari anche dopo, perché questo posso averlo fatto anch'io, e io infatti non ricordo nessuno, io amavo una persona 6 anni fa, sì. E dopo 6 anni me lo ricordo e le do una cosa al limite, ma non per chi fa il moralista,
È al limite per tutti gli altri, perché fa il moralista, questa cosa qua, ti attento, tranquillo, è buono, il figlio di Pietro rende di Pietro come Craxi, uguale, identico. Secondo, diciamo, nella categoria del familismo. No, anche diciamo. Solo aver dato 3.000 euro al mese al figlio grazie al consiglio provinciale è una forma di corruzione. È usare i soldi dello Stato per pagare uno che Diciamo familismo. Poi non sa un profilo penale, ma è gravissimo. Va bene. Ciao Vittorio, grazie. Prego. Ciao. Auguri per quello che verrà fuori dopo queste dichiarazioni. No, me la vuoi tirare, eh?